Ancora poliziotti feriti in ordine pubblico. La tutela non può più attendere. Corsi ed aggiornamento professionale. Intervista Walter Massimiliani, coordinatore nazionale FSP Polizia di Stato. G7 di Brindisi. I colleghi vanno premiati per aver dato lustro all'Italia. Bentornati a FSP TG News. Ancora poliziotti all'ospedale. 8 feriti a Bologna, un agente della Digos presa a pugni, un altro collega del reparto mobile colpito da un pugno da un manifestante che si era arrampicato su un albero. L'occasione questa volta è il comitato No Besta, che difende un parco che è invece destinato a essere parzialmente espiantato per consentire il passaggio del tram. Accuse di essere politicamente schierati con il PD questa volta, dato che il sindaco di Bologna Lepore è di quel partito. E noi invece vorremmo semplicemente continuare a poter fare il nostro lavoro senza essere tutte le volte destinati a un pronto soccorso. E anche da questo punto di vista la proposta che l'FSP Polizia di Stato ha presentato durante il convegno sull'ordine pubblico a Padova, dinanzi al sottosegretario Molteni, all'interno il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, dovrebbe essere speditamente approvata. Ci auguriamo, ne parleremo poi durante questo TG, che nel disegno di legge 1660 si ritrovi spazio per poter consentire una fattispecie di reato contro chi va a colpire in maniera deliberata, i video lo mostrano, le forze di polizia. Piccolo inciso, il comitato No Besta si preoccupa di pixelare i volti dei manifestanti e ovviamente riprende in primo piano, con più e più video, tutti i volti dei colleghi schierati nel servizio di ordine pubblico in borghese e in divisa. Continuiamo ad affermare che le forze di polizia italiane sono tra le migliori al mondo e abbiamo le prove. Il G7 di Brindisi, non solo per quello che è accaduto, ma soprattutto per quello che non è accaduto. La capacità e la libertà di manifestare per chiunque avesse organizzato manifestazioni di protesta da un lato e dall'altro la tranquillità e la sicurezza del vertice stesso, ovviamente in questo periodo particolarmente delicato. Le forze di polizia italiane si sono dimostrate capaci di affrontare le difficoltà logistiche, come la nave Mykonos, per definirla eufemisticamente una difficoltà, e di poter affrontare viaggi di ore per raggiungere i luoghi di servizio e turni di servizio che ovviamente si sono protratti ben oltre quanto si poteva immaginare. Non solo il questore di Brindisi, ma tutta la forza di polizia italiana hanno fatto i complimenti ai colleghi che si sono impegnati così tanto per garantire ancora una volta una vetrina eccellente per la nostra nazione. E proprio per questo, già dal 22 di maggio, il nostro segretario generale Walter Mazzetti, durante la riunione al Dipartimento, aveva proposto e la scorsa settimana ha anche formalizzato con una lettera al capo della polizia l'istituzione di un nastrino per tutti coloro che sono stati coinvolti nell'organizzazione del G7 di Brindisi. Questo non solo per attestare le capacità e la partecipazione, ma anche per metterci alla pari delle altre forze di polizia ed evitare che, come è finita con il Covid-19, molti di questi nastrini non siano mai stati consegnati. Quindi vogliamo che ci sia un intervento immediato e soprattutto un intervento che dimostri che ci sia la riconoscenza dovuta ai nostri colleghi che hanno partecipato con tanto sacrificio a questa ennesima vetrina internazionale. Si è svolta l'attesa riunione della Commissione Paritetica per l'istruzione e l'aggiornamento professionale. Da questa commissione dipendono le durate dei corsi, dipendono le materie che vi vengono insegnate, dipendono tutte le modalità dell'aggiornamento dell'addestramento professionale. E per l'FSP Polizia di Stato ha partecipato il coordinatore nazionale Walter Massimiliani, che abbiamo raggiunto appena la riunione è terminata. Sentiamo ora le sue parole. Ciao Fulvio, innanzitutto un saluto a tutti. Sì, questa commissione, come detto nella premessa, ha importanza per i colleghi perché porta dei risultati. Siamo alla terza seduta da quando è stata ripristinata e devo dire che abbiamo cominciato a vedere i risultati di quel lavoro che avevamo preparato. Faccio un esempio su tutti: proprio tra ieri e l'altro ieri è stato pubblicato il bando per istruttori di tiri e di tecniche operative di personale fino all'età di 50 anni, quindi elevato a 50 anni il limite d'età, sia con la qualifica già da istruttore, sia non ancora qualificati, che possono partecipare direttamente per alcune sedi, ovvero per alcuni istituti di istruzione. È una novità, quindi va in deroga alle procedure di mobilità in relazione appunto ad alcune figure che sono molto importanti, soprattutto in questo momento in cui la formazione
è davvero al centro del dibattito, giustamente. Sono stati illustrati, diciamo, i risultati formativi e abbiamo pianificato anche l'attività futura, quindi sono veramente soddisfatto. Noi come FSP, per esempio, oggi abbiamo parlato in particolare della necessità di rimodulare in qualche modo la circolare di addestramento al tiro con l'inserimento anche del taser, perché il taser con un decreto del capo della polizia del 2023 è stata inserita come arma di reparto, arma ordinaria di reparto. Quindi questo inserimento in questo decreto, a questo inserimento deve conseguire anche un aggiornamento della circolare di addestramento, anche per consentire poi i vari addestramenti a cascata che vengono sviluppati sul territorio. Quindi questa è proprio una nostra richiesta specifica che, insomma, oggi è stata poi fondamentalmente deliberata dall'intera commissione. Questa commissione si occupa appunto dei corsi, quindi che vengono erogati per la formazione di primo e di secondo livello, più che altro della capienza delle scuole, di come vengono sviluppati i programmi formativi relativamente a questi corsi. Quindi, per esempio, c'è allo studio una modifica normativa che consentirà una riduzione dei tempi dell'erogazione del corso da ispettore, che passerà da 18 a 12 mesi. Questa è un'altra delle novità che verrà introdotta a breve. E quindi ci sono tutta una serie di passaggi intermedi anche sulla formazione, proprio che entra nel merito. Un'altra novità assoluta per il 227esimo corso, il prossimo corso agenti, che in questo momento, cioè in questi giorni, comincerà la fase in e-learning, e poi dal 1° luglio cominceranno a presentarsi presso le scuole. C'è l'inserimento, per esempio, del modulo formativo della formazione del taser, quindi è molto importante. Diciamo che ci sono tantissime situazioni che noi andiamo a valutare proprio in relazione alla necessità di modulare la formazione del personale. Si può fare di più, si può fare meglio. Da FSP Polizia di Stato, grazie a te, grazie ovviamente a tutta la nostra segreteria nazionale, è sempre molto presente in tutte queste commissioni. Mandiamo le persone migliori a rappresentarci e a portare le nuove idee a beneficio di tutti i colleghi. Questa commissione ha due sedute annuali, quindi una ogni 6 mesi, per cui avremo sicuramente una seduta nel prossimo semestre. Bene, grazie ancora Walter per il tuo tempo. Ciao, grazie Fulvio, grazie a tutti. Il decreto legge 1660 alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura dell'ordinamento penitenziario, doveva essere discusso in assemblea il 17 giugno, ma il Presidente della Commissione Giustizia, a nome del Presidente delle Commissioni Riunite, quindi anche degli Affari Costituzionali e delle altre commissioni, ha chiesto un ulteriore rinvio di 10 giorni, quindi se ne parlerà giovedì 27 giugno. Ve lo puntualizziamo perché questo disegno di legge, annunciato più volte dal governo, portato in un primo momento all'interno addirittura della manovra economico-finanziaria di fine 2023, è stato poi spostato nelle commissioni per discussioni che hanno visto anche le opposizioni di diversi gruppi parlamentari, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Su questo disegno di legge, FSP Polizia di Stato ha presentato le proprie proposte e il proprio parere proprio dinanzi alle commissioni. Quindi stiamo seguendo con particolare attenzione l'evolversi di questa vicenda, perché da qui dipendono le norme che tutelino finalmente il personale in servizio di ordine pubblico e di controllo del territorio che continua a subire aggressioni. Abbiamo visto quante decine e decine di poliziotti sono finiti nei pronti soccorso proprio dopo le manifestazioni e l'ordine pubblico. Una norma quindi serve ed è urgentissima. Noi continuiamo a lavorare affinché si arrivi alla sua approvazione. In aula ora è prevista che venga discussa giovedì 27 giugno e noi ovviamente ve ne daremo conto. Si è concluso con il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica al 225esimo corso per 2339 neocolleghi che dal 24 giugno si porteranno per la fase applicativa presso le sedi di destinazione. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, unitamente al capo della Polizia Vittorio Pisani, hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta alla scuola Allievi Agenti a Peschiera del Garda. Ve ne parliamo perché nella mattinata a Verona, presso la sede del compartimento Polfer, si è svolta un'altra emozionante cerimonia, un ricordo di Nicola Barbato, nostro collega della squadra mobile di Napoli in sedia a rotelle da molti anni dopo un agguato che ha avuto la presenza del capo della polizia Vittorio Pisani, che lo conosceva proprio dai tempi della squadra mobile di Napoli.
dove in questo giardino dell'esempio che è stato allestito ad ottobre dello scorso anno, nella sede del compartimento Polfer, è stata scoperta una statua che rappresenta il nipote di Nicola Barbato. Un'altra emozionante cerimonia che si è svolta dinanzi ai figli, che sono attualmente nostri colleghi e anche a degli istituti di istruzione per portare avanti l'esempio della legalità e della giustizia, anche dinanzi agli estremi sacrifici che vengono compiuti da tutto il personale in divisa. Quindi una giornata particolarmente ricca e intensa per Verona e per tutti i neocolleghi a cui chiaramente noi diamo il nostro più caloroso benvenuto e un in bocca al lupo per la loro carriera nella Polizia di Stato. La prossima riunione del Consiglio per meriti straordinari e speciali si svolgerà martedì 25 giugno alle ore 15:30, preceduta da una pre-riunione il giorno precedente. Tutte le informazioni e le segnalazioni, ovviamente tramite le segreterie provinciali e regionali dell'FSP Polizia di Stato. L'informazione sindacale di FSP Polizia di Stato non si ferma mai e continua sul nostro sito internet e ovviamente su tutti i nostri canali social curati dall'Ufficio Media e Comunicazione, che ringrazio anche per il montaggio di questo TG. L'appuntamento è per la prossima settimana, puntuali, sabato alle ore 12, con informazione libera e sindacale di FSP Polizia di Stato. Arrivederci.